Eisenstadt, un villaggio austriaco al confine con l'Ungheria, giunge il vicepresidente degli Stati Uniti, Nixon. Qui, in campi provvisori, sono raccolti non meno di 5.000 profughi ungheresi, come altri 70.000 compatrioti che ancora si trovano in Austria, attendono che la loro dolorante vicenda si acquieti in un porto sereno e perciò si raccolgono fiduciosamente intorno al rappresentante di una grande e generosa nazione. Crede ancora in un domani migliore il ragazzo che riuscì a trascinarsi verso la libertà, nonostante avesse le gambe stroncate dalla mitraglia sovietica. I due coreani riuscirono a fuggire dalle prigioni di Budapest nei giorni felici della rivolta. Nixon si è recato in Austria per studiare i provvedimenti da adottare per avviare ad una umana e definitiva soluzione il complesso problema. Nel cuore di questi uomini martoriati nelle carni e nello spirito, non v'è il minimo dubbio sulla sincerità delle promesse. Deluderli equivarrebbe alla più irrimediabile delle sconfitte per il mondo libero.